La chiesa di Partinico e lo sport insieme per offrire ai più bisognosi un pranzo di Pasqua. Volontari della Caritas Partinicese e l'associazione Sport Amatori hanno preparato a pranzo più di 53 pasti per altrettanti commensali. La Sport Amatori è nata sì per divulgare lo sport a Partinico, per senso di aggregazione, però non nulla vieta che dobbiamo adoperarci anche per il sociale. Siamo stati invitati, coinvolti da Monsignore Salvia e ci ha onorato di tutto questo. Ci siamo guardati in faccia con i nostri associati e siamo stati ben lieti di fare questa esperienza. Spero che ce ne siano delle altre. Abbiamo organizzato un pranzo, diciamo, sì, fugace, però di tutto il rispetto. Abbiamo fatto la pasta a forno, le braciole col sugo, come frutta, macedonia, cannoli, colomba, uovo di Pasqua. Diciamo, penso che i commensali non rimarranno delusi di questo pranzo pasquale. Piero Galati è qui nella doppia veste di sportivo e volontario della Caritas, una scelta condivisa con la moglie Piera. Lo sport è sempre stato vicino alla solidarietà, vediamo tutte le partite del cuore che si fanno e quindi anche questa volta lo sport è vicino ai più bisognosi e quindi oltre che siamo praticanti, io da poco tempo. Lo ripeto perché da poco tempo mi sono avvicinato, ho trovato questa chiesa aperta, finalmente ho trovato Monsignore Salvia che ci ha dato questa possibilità e io sono stato lieto di poter aderire a questo volontariato. La vostra è un'espressione sana di volontariato. Sì, infatti ci tenevo a sottolineare che noi siamo volontari della mensa, poi mio marito è anche sport amatore, per cui abbiamo risposto volentieri a questa iniziativa, a questo desiderio degli sport amatori di organizzare questo pranzo di Pasqua. Abbiamo già lavorato ieri, ci siamo riuniti un gruppo di due o tre coppie e per noi è stata una festa venire qua a lavorare, a preparare questo pranzo. Non è solo perché è Pasqua, ma la mensa è ogni giorno alle 18 e da lunedì a venerdì compreso. Abbiamo fratelli islamici pure, ai quali non diamo mai la carne di maiale. La mensa è un'occasione, soprattutto per l'emergenza, però insistiamo sempre, la mensa ha una funzione educativa. Pertanto io ringrazio i volontari che sono in esubero, l'arcivescovo si meraviglia che ci siano 50 volontari, ma è la realtà bella di Partenico, non sembrerebbe. Ringrazio questo gruppo di amici sportamatori che oggi, vigilia di Pasqua, invece di affollare i supermercati, sono qui ad aiutare a servire questi nostri fratelli. Buona Pasqua a tutti.